Nei campi di sterminio rimasi sola e non rividi più mio padre. Chi è stato ad Auschwitz ha sentito per anni l'odore di carne bruciata. Non te lo togli più di dosso. E poi rimani sempre quel numero. Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io, una ragazzina reduce dall'inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione. Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva. Ero io che doveva adeguarmi a un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di divertimenti e spensieratezza. Sognavo la vendetta, capii che non ero come il mio assassino e da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso. Indifferenza, gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all'ombra di quella parola, la chiave per comprendere le ragioni del male,
è racchiusa in quelle cinque sillabe. Perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Nei campi di sterminio rimasi sola e non rividi più mio padre. Chi è stato ad Auschwitz ha sentito per anni l'odore di carne bruciata. Non te lo togli più di dosso. E poi rimani sempre quel numero. Quando sono stata espulsa dalla scuola, giorni per me drammatici, papà chiamò la maestra che aveva avuto in prima e seconda elementare. Venga, per favore, signorina. Abitavamo vicino a scuola, l'aspettavo affettuosa, e invece è stata pochissimo, e ha detto: ma cosa c'entro io? Non le ho fatte mica io le leggi razziali. Non era cattiva, era una persona qualunque. Era la banalità del gran male che mi ha fatto. Li vedevamo insieme ai loro bambini, mentre accendevano fuochi, stendevano i panni. Avevano una vita, mentre noi eravamo scheletri che vagavano. Li guardavamo e ci chiedevamo: che fortunati questi, ma chi sono? C'era spesso il vento ad Auschwitz che spazzava il campo. Una mattina vediamo rotolare polvere, stracci e brandelli di vestiti. E dove sono andati a finire gli zingari? Quelle che sapevano tutto hanno risposto. Li hanno gasati tutti stanotte. Non lo posso dimenticare. Io sono la memoria di quello che è successo. Nel 1944, quando fummo deportati a Birkenau, ero una ragazza di 14 anni, stupita dall'orrore e dalla cattiveria, sprofondata nella solitudine, nel freddo e nella fame. Non capivo neanche dove mi avessero portato. Nessuno allora sapeva di Auschwitz. Con queste parole, Liliana Segre, testimone vivente dei giorni più efferati della storia, ci racconta l'orrore che ha vissuto, che milioni di persone hanno vissuto, e da sempre trova il coraggio di riviverlo per noi, affinché noi possiamo esserne a conoscenza e ricordare sempre, per non dimenticare, per non reiterare.